Ci troviamo a Revolciano, in provincia di Brescia, dove la casa di riposo ha recentemente collaborato con le classi quarte e quinte del corso di grafica dell'Istituto Perlasca di Vobarno. L'iniziativa è nata nel 2014 da un'idea della direttrice Federica Gozza, da poco insediata all'interno della struttura, per dar vita a una mostra fotografica e pubblicizzare la struttura facendo interagire due generazioni molto lontane tra loro. I ragazzi, prima di cominciare a riprendere e scattare, hanno fatto un incontro con la psicologa, che ha spiegato loro come comportarsi e cosa aspettarsi con l'incontro con gli ospiti della casa. Il progetto è stato realizzato interamente dagli studenti dell'istituto, seguiti dal professor Carlo Benini, che l'ha coordinato. Allora, il progetto è partito da un progetto che era già stato realizzato lo scorso anno e che aveva dato dei buoni frutti, insomma, era stato positivo, insomma, per i ragazzi che l'avevano svolto. E quindi con la direttrice della casa di riposo abbiamo pensato di riproporlo anche quest'anno, ma con delle modalità diverse. Quindi, oltre alle riprese fotografiche come l'anno scorso, anche una comunicazione che seguono i ragazzi di quinta. E quindi, insomma, il progetto si è arricchito. Oltre alle fotografie c'è anche una comunicazione molto più complessa e sicuramente più mirata dell'anno scorso. Generazione Confronto, la seconda edizione della mostra fotografica, verrà allestita a partire da sabato 16 maggio 2015 nei corridoi della casa di riposo. Sarà possibile per tutti visitarla per un periodo indeterminato. La differenza tra le due edizioni è il ruolo dei ragazzi di quinta, che quest'anno non hanno lavorato come fotografi ma come registi. All'inizio l'approccio è stato abbastanza difficile perché comunque è un ambiente nuovo in cui non sai bene come comportarti, ma le persone comunque sono gentilissime, sono buonissime, sono disponibili e quindi è facile alla fine avere un certo contatto, avere comunque un rapporto ben definito. Allora, le attività di animazione sono ludico-ricreative o prettamente cognitive. Le attività ludico-ricreative sono per esempio la tombola, il laboratorio di cucito, il laboratorio di carte, mentre l'attività prettamente cognitiva sono degli esercizi per stimolare la mente. Una delle attività svolte dagli ospiti della casa di riposo si è tenuta presso il Museo di Gavardo, dove la responsabile del museo, aiutata da dei colleghi, ha mostrato e spiegato le principali tecniche di lavorazione della pietra. Successivamente, gli ospiti hanno messo in pratica ciò che gli è stato spiegato, trascorrendo una giornata alternativa.